Ed eccoci ancora in diretta sulle fonti TV con la nostra Trading Week, appuntamento della settimana, le nostre settimane monotematiche. Questa appunto riguarda un po' tutto il mondo del trading, oltre all'operatività, cosa che facciamo tutti i giorni. Sulle fonti ci stiamo concentrando anche su vari aspetti del lavoro del trading che sono fondamentali anche per dare degli spunti a chi vuole iniziare questo mestiere. E ci sono molti di voi che ci seguono e che ci chiedono spesso come iniziare a operare. Peraltro non ci dimentichiamo che proprio a causa del periodo della pandemia è aumentato anche l'interesse proprio per il trading online. Ne abbiamo parlato più volte e quindi è anche giusto dare quelle che noi definiamo e che abbiamo definito in questa settimana le regole d'oro del trading. Abbiamo già parlato di come avere successo nel mondo del trading, di quali sono le caratteristiche che insomma un ottimo trader deve sempre tenere a mente, molte capacità da sviluppare, molte competenze, molto studio, insomma, bisogna studiare i mercati. Sembrerà banale, ma è bene sottolinearlo. Però c'è un altro aspetto che è quello che leggete in sovrimpressione, che è la psicologia. Naturalmente il tema dell'emotività la fa un po' da padrone perché si lavora con i soldi, si lavora col denaro. Io ora dirò delle cose assolutamente banali per voi che fate trading, ma per chi vuole iniziare, insomma, forse non lo è così tanto. E naturalmente quando bisogna investire dei soldi, la parte emotiva è sempre ben presente. E allora io introduco il mio ospite, peraltro prima volta che si collega con noi, Enzo Vezzosi, trader e formatore, proprio si dedica a questo tema della psicologia da trading. Enzo, buongiorno, grazie per essere con noi. Buongiorno, Emanuele, buongiorno a tutti. Allora, intanto appunto raccontaci un po' di te, Enzo, così ti introduce al nostro pubblico proprio in un flash e poi cominciamo a parlare proprio della parte emotiva del lavoro del trading. Sì, io ho iniziato, mi sono avvicinato ai mercati finanziari nel 96 come semplice investitore. Poi dal 2009 circa ho cominciato a studiare i mercati e sono entrato 24 ore al giorno in questo mondo, affrontando tutto quello che affronta un trader. E dopodiché, quando ho scoperto l'importanza della psicologia di trading, ho cominciato a studiare questo aspetto e ho pubblicato poi un libro che parla proprio di questo, insomma, esattamente 3 anni fa. E quindi insomma mi chiamano un po' un esperto, diciamo, Sì. di questo settore, anche se io non mi ritengo tale, però in ogni caso, insomma, così vengo un po' considerato. E quando faccio anche formazione, affronto prima di tutto questo aspetto, perché insomma la macchina non va senza ruote, per cui le ruote sono la cosa più importante ed è una delle cose purtroppo più trascurate. Certo, e adesso cercheremo anche di capire quali sono gli errori che si commettono magari più frequentemente e quali sono invece gli errori che bisogna evitare. Ti chiedo un'altra cosa e poi andiamo a vedere attraverso alcune tue slide gli studi che tu metti a punto ogni giorno. Qual è la giusta mentalità per fare trading? Si può rispondere a questa domanda, Enzo? E la giusta mentalità per fare trading è prendere consapevolezza che chi fa trading è la persona, non la tecnica, e Ok. quindi di affrontare se stessi. D'accordo, questa è una bella risposta. Peraltro, insomma, come detto poco fa, subentrano tanti sentimenti quando si fa trading, proprio perché si ha a che fare con il denaro, quindi c'è la paura, c'è l'avidità, poi sono parole che ritroveremo anche nello studio che ci hai portato oggi. C'è la voglia di guadagnare sempre, però, insomma, una cosa che mi avete sempre insegnato voi, trader, durante le nostre dirette, è che bisogna saper anche perdere, mettere in conto che si può perdere e quindi saper come agire quando effettivamente ci si trova di fronte a una perdita. Ma adesso lo vedremo, insomma, cercheremo di riassumere tutto quanto. Allora, Enzo, condividi pure le tue slide, così partiamo, vediamo da dove effettivamente tu vuoi partire per introdurre questo tema. E vi prego, chi ci segue, di ascoltarlo con veramente precisione e attenzione, soprattutto chi magari vuole iniziare a fare trading, perché questo è importante. Allora, Enzo, da dove partire? Sì, allora io partirei da una cosa banalissima, che è un grafico. Sì. A chiunque presenti un grafico del genere, e gli dici e chiedi, secondo te che cos'è questo, ti risponde un grafico. Io in realtà dico che questo è uno specchio, nel senso che questo grafico riflette tutto il vissuto, le convinzioni e l'emotività del trader che ce l'ha di fronte.
Ok. È Questa è lo una cosa. specchio, quindi comunque ci si vede, ci si rivede in questo grafico fondamentalmente. Esattamente, si diventa uno specchio per noi stessi, per la nostra anima, per il nostro pensiero, per le nostre convinzioni. Ok. E qual è il segreto di risultati positivi quando si comincia a fare trading, Enzo? Così scorriamo alla seconda slide. Eccola qui. Esatto, diciamo che le cose principali sono abbastanza banali e conosciute da tutte, cioè il metodo, la disciplina e il money management, e quindi in totale queste tre cose messe insieme fanno l'atteggiamento mentale. Dobbiamo prendere consapevolezza che l'unica cosa che possiamo riuscire a controllare è il nostro comportamento e quindi le nostre perdite, il nostro modo di perdere. L'unica variabile controllabile siamo esattamente noi stessi. Ok, Enzo, non so se puoi chiudere quella finestrella che io vedo sulla destra, che copre un po' la slide. Ecco, oh, perfetto, così vediamo meglio tutto quanto. E beh, arriviamo, guarda, anche noi in sovraimpressione abbiamo voluto scrivere psicologia da trading, errori da evitare. Andiamo a vedere quali sono gli errori più frequenti che si commettono, Enzo. Allora, diciamo che prima di tutto il trading viene presentato in una maniera mediatica purtroppo non troppo consona. Insomma, il bel ragazzotto che guadagna 3.000 euro con 200 euro in 3 giorni. E poi ci sono delle situazioni paradossali, del tipo il broker che ti dice: guarda, l'80% di quelli che fanno trading con noi perdono, apri un conto. Mi sembra abbastanza. Certo. Per cui, come dicevi tu all'inizio, purtroppo l'avidità, la voglia di guadagnare presto e subito porta le persone a cercare delle scappatoie, delle situazioni rapide, veloci per guadagnare senza rendersi conto che poi è la persona che gestisce il tutto. Quindi non è la tecnica quella che ci fa guadagnare, perché basterebbe anche solo utilizzare una break session con un grafico puro, ma avendo una gestione personale e del money management giusta, uno riesce anche a guadagnare. Certo. Quindi ci dimentichiamo della persona, cerchiamo le scorciatoie, come ho detto, diventiamo presuntuosi, arroganti, avidi, come abbiamo detto prima, come hai detto giustamente tu prima, e tutto questo ci discosta dalla consapevolezza di noi stessi e del nostro modo di agire. Ci puntiamo, mettiamo tutta la nostra attenzione sul processo, cioè sul risultato, cioè sul denaro, trascurando il processo in pratica. Certo. Ecco, infatti andando avanti io leggo convinzione e coscienza, che poi riassume una frase che riassume un po' quello che tu ci hai detto. Perdiamo soldi quando lasciamo che i nostri sistemi di convinzioni prendano il posto della realtà. Questa è una frase di Larry Williams. È così effettivamente. Esatto, sì, è esattamente così. Vai, Proseguiamo. assolutamente, Enzo, prosegui. E dunque, c'è un modo per mettere un po' in crisi le nostre convinzioni e sono dei meccanismi paradossali a cui possiamo portare il nostro modo di ragionare. Cioè, noi spesso capita che magari il trader dice: ah, porca miseria, sono sfortunato, mi ha preso lo stop piuttosto che ho perso. Allora facciamo una cosa molto semplice, banalissima, perdiamo una settimana e facciamo dei trade in maniera casuale. Al tempo stesso facciamo dei trade guardando il grafico, al tempo stesso facciamo dei trade usando un metodo ben preciso. A questo punto qui noi abbiamo tre situazioni che ci creano della statistica e molto spesso, anzi quasi sempre, ci troveremo delle bellissime sorprese. E vedremo che molto probabilmente il trade casuale è quello che magari ci porta più risultati, paradossalmente. Quindi Certo. questo dovrebbe farci riflettere, insomma, no? Ok. Oppure una situazione differente può essere quella di mettersi davanti al grafico e fare di tutto per ovviamente in demo, per perdere denaro, non per guadagnarlo. E avremo delle belle sorprese anche lì. Ok. Beh, questo è interessante, quindi azione contraria, dobbiamo ragionare un po' al contrario, no, Enzo, se ho capito bene? Sì, esattamente, Ok. esattamente. Abbiamo delle belle sorprese anche lì. Probabilmente non riusciremo a perdere denaro, Ok, però mettiamo esatto. in conflitto i nostri meccanismi mentali. Ecco, a proposito di mente, sistema 1 e sistema 2, cosa intendi con sistema 1 e sistema 2? Sì, dunque, questa non è una mia definizione, in realtà è la definizione di Daniel Kahneman, che come tu ben sai è il padre della Sì. finanza comportamentale. Lui ha diviso in pratica, in maniera abbastanza semplice, i nostri sistemi mentali in due. Sistema 1 che è l'intuito in pratica, e il sistema 2 che invece è una, diciamo,
è stato sviluppato in funzione logica solamente da qualche centinaio di anni. Per cui noi molto spesso diventiamo vittime del nostro sistema 1, che è un sistema, nel frattempo vado avanti, che è un sistema intuitivo, e quindi spesso e volentieri questo sistema intuitivo porta degli autoinganni, cerca delle scorciatoie che si chiamano euristiche. Ti faccio un esempio: noi molto spesso ascoltiamo di più una persona che ci piace piuttosto che una persona che non ci piace, anche se la persona che non ci piace magari sta dicendo delle cose più interessanti. Assolutamente, certo, è un po' il discorso dell'empatia, no? Che poi rientra anche in questo caso. Ok. Esattamente, quindi queste euristiche ci portano a cadere in autoinganni, mentre il sistema 2, che è un sistema logico, razionale, che usiamo per fare il calcolo, per ragionare, eccetera, purtroppo al nostro cervello costa fatica e quindi diventa più semplice cercare magari per un trader qualche soluzione semplice, che so, la persona che mi dice che cosa devo fare, piuttosto che ragionare su se stesso. Assolutamente, assolutamente. E a questo punto farei con te, con gli ascoltatori, un brevissimo test, giusto per renderci conto di come, sì, di come mettiamo in delle piccole trappole. Mi rispondi velocemente: la Terra gira intorno al Sole? Sì. Ai tropici o ai poli? Ai tropici, non, no, forse ai poli. Anzio, 2+2. 4. Quanti animali di ogni specie Mosè portò? Non mi ricordo, Enzo, non mi ricordo. Benissimo. Però sull'arca non fu Mosè. Ah, è vero, Noè, certo, vedi come ci si fa trarre in inganno. Porca miseria, scusate l'espressione un po' colorita, è vero, è Noè. Esatto. Ma infatti mi dicevo, come ci si fa a ricordare quanti animali? No, ecco, cosa dimostra questo piccolo test? Ecco, dimostra che noi usiamo delle euristiche, cioè saltiamo delle conclusioni collegando due o tre punti, facendo delle inferenze, senza invece considerare tutto il resto, senza ragionarci sopra. E questo lo facciamo molto spesso anche quando siamo su un grafico. Vediamo una pin, entriamo, perché c'è la pin, e non consideriamo tutto il resto. Vediamo le ultime candele, ma non vediamo il contesto. Certo. E questo ci porta ovviamente a fare degli errori. Perché appunto il nostro è quello di, è la cosa di prima, perché il nostro cervello fa delle associazioni mentali che però spesso non sono giuste, ecco, è un po' quel tema. Esattamente, okay. Fa parte della nostra cultura, del nostro bagaglio personale, e noi molto spesso ci facciamo purtroppo rimaniamo vittime del nostro passato, perché sul passato noi creiamo delle aspettative per il futuro e non consideriamo quello che sta succedendo in questo momento. Certo. Comunque, ma fa più caldo ai tropici o ai poli? E comunque fa più caldo ai tropici. Ah, ok, non so perché io ho detto tropici e poi ho pensato, secondo me c'è un trabocchetto, invece no, non c'era. Allora, fregata, vedi, volevi fregarmi. Allora, Enzo, dobbiamo andare un pochino velocemente, però guarda, poi ci torniamo magari in altre puntate di Le Fonti, anche magari con altri test che sono interessanti. Cosa vuoi mettere in evidenza tra le slide che hai portato? Così selezioniamo quelle che a tuo parere possono essere, guarda, più importanti. Le 4 successive. Sì, perfetto, vai tu. E questo per fare una dimostrazione banalissima ma centrata al 100%. Prendiamo due trader, un trader disciplinato e un trader emotivo, che fanno la stessa identica cosa, lo stesso trade, entrano con lo stesso pattern. E il primo però non mette lo stop, entra, sta lì, cincischia, e alla fine della giornata oddio va su, oddio viene giù, alla fine della giornata dice vabbè la porto overnight, e overnight il giorno dopo si ritrova in questa condizione qui, e ha perso un sacco di soldi, è disperato e inficia tutto quello che è la sua prossima operatività. Mentre invece il trader che invece ha un metodo e lo segue con disciplina, quindi ha autocontrollo, fa la stessa identica cosa, ma si è dato delle regole, cioè mette lo stop a 2-1, esce con metà posizione, sposta lo stop a 0, a fine giornata non porta overnight e il giorno dopo fa un altro trade. Quindi abbiamo con lo stesso identico modo di affrontare il mercato, cioè lo stesso pattern, due persone che hanno dei risultati completamente diversi. Questo ci dice tutto, è la persona che fa il trading, è la gestione che fa il trading. Assolutamente sì, quindi disciplina versus l'emotività. Ma in realtà non è che sono una contro l'altra, cioè si fa l'errore se si mettono l'una contro l'altra, in realtà invece bisogna saperle amalgamare per bene.
Esattamente, ci si concentra, ci si deve concentrare sul metodo, sui compiti, cioè sul processo e non sull'esito, mentre invece noi abbiamo fisso l'esito. Ok, io andrei, prendi la slide per favore Enzo in conclusione e poi chiudiamo con un ultimo magari consiglio, quella che, in cui metti in evidenza cosa deve avere, anzi a quale domande deve rispondere il metodo, perché questo è interessante, quando, cosa, come e perché. Esattamente, Ecco. esattamente. Se noi rispondiamo a queste quattro, se il nostro metodo risponde a queste quattro domande, che il metodo, attenzione, non è detto che sia un metodo solo ed esclusivamente tecnico, deve essere anche un metodo personale. Quindi quando succede che cosa, no? E che cosa succede? Certo. E quando succede che cosa faccio, come lo faccio e perché lo faccio, sia in entrata che in uscita. Ok. Quando abbiamo dato risposta a questo, abbiamo un metodo. Ok Enzo, allora vai pure alla slide dove si vedono anche i libri che tu hai scritto su questi argomenti e io invito i telespettatori a prendere contatto con te se vogliono approfondirli. Poi naturalmente ci Volentieri. risentiamo anche sulle fonti TV dove ci sono anche i tuoi contatti, così almeno vediamola la slide, così almeno i nostri amici possono prendere visione di questo, soprattutto chi vuole iniziare a fare trading per tenere bene a mente quello che adesso noi abbiamo detto un po' in un flash, ma che poi potete approfondire direttamente con Enzo. Sì, i primi due sono, come ben vedi, sono libri tecnici che ho pubblicato insieme a Trading Library, mentre l'ultimo è quello che parla di tutte queste cose qui che abbiamo detto, ovviamente in maniera più approfondita. E io ho cercato di chiudere queste cose qua in un libro e al tempo stesso, se mi permetti 2 secondi, accenno. Ho creato un sistema di trading, quindi dopo 2 anni di lavoro di programmazione, eccetera, lo faccio vedere brevemente, ho creato un sistema di trading che si basa su un determinato pattern, che però ha una novità, vale a dire che sono queste 3 righette qui, che sono un money manager, cioè sono loro che ti dicono che cosa devi fare in funzione al tuo money management, e tu non devi più preoccuparti della tua emotività, perché è lui, è il money manager che hai dietro le spalle, cioè te stesso, che ti dice dove entrare, come entrare, quanto rischiare e cosa fare. Ok. Quindi la gestione in pratica del trade viene affidata, sei sempre tu che lo decidi, ma viene affidata a un money manager in pratica. Enzo, magari ci torneremo anche su questo, sul sistema di trading. Togli pure la condivisione delle slide, così ti salutiamo vis-à-vis. Ti voglio ringraziare naturalmente per questa parte anche un po' diversa dalle altre che per ora sono state protagoniste della nostra Trading Week. Enzo Vezzoni, ci mancherebbe. Presto ci risentiamo sulle fonti TV, quindi grazie per il tuo contributo, per la collaborazione, ti auguro una buona giornata. Grazie a voi, una buona giornata, un abbraccio. Grazie a Enzo Vezzosi, trader e formatore.
E tra poco parleremo di un'altra questione che ha a che fare proprio direttamente con il trading. Tra poco, appena il nostro ospite sarà collegato, perché è tutto molto serrato durante le nostre settimane monotematiche. Parleremo di trading system e condizioni di mercato. Anche qui, insomma, bisogna capire esattamente cosa si intenda e come le due cose vadano di pari passo. Le condizioni di mercato, che sono un po' sempre la premessa che noi facciamo quando analizziamo i mercati. A proposito di mercati, facciamo anche un giro delle contrattazioni. Vediamo cosa sta accadendo in Europa, Europa che sta aspettando che Wall Street riapra i battenti nel pomeriggio. Allora, ancora situazione abbastanza instabile e debole con l'indice italiano che cede lo 0,52% e poi ancora il DAX di Francoforte, anche qui siamo con segnale rosso, meno 0,42%, l'IBEX di Madrid meno 0,23%, il CAC di Parigi meno 0,32%, situazione analoga a quella che abbiamo lasciato poco fa. Dicevamo, trading system e condizioni di mercato, prossimo argomento con Cristiano Minniti, Strategist Traders Magazine Italia. Ciao Cristiano, ben trovato, grazie per essere con noi. Buongiorno Buongiorno e grazie a voi per questa bellissima opportunità. Cristiano. Allora, prima ti chiedo come vedi i mercati in generale, così poi, visto che parliamo di condizioni di mercato, cerchiamo di spiegare cosa intendiamo con trading system. Chiaro, chiaro. È un momento molto particolare sui mercati, anzi, diciamola tutta, qui il momento particolare non finisce mai, non finisce. E questo perché, come discorrevamo qualche ora fa anche con il mio amico di una vita, Maurizio Monti, e non possiamo sapere bene quello che succederà in relazione a quello che è successo negli ultimi mesi relativamente alla situazione pandemica. Sì. Effettivamente c'è preoccupazione sui mercati perché veniamo da un anno in cui è successo assolutamente di tutto, variazioni di volatilità impressionanti, movimenti. Sia per quello che riguarda il Forex, che di solito è un mercato sempre un po' più ovattato degli altri, ma anche e soprattutto per quello che riguarda gli indici, movimenti impressionanti che hanno veramente ribaltato condizioni e anche alcuni principi di analisi tecnica che credevamo, diciamo, insuperabili. Sì, ok. E no, infatti, poi come dici tu, è una situazione che ormai, cioè, non è neanche più eccezionale, cioè si è un po', è diventata un po' la normalità, no? Questa situazione di mercato che analizziamo tutti i giorni. Ma credi che presto vedremo un cambiamento? Cioè, è impossibile dare delle tempistiche ben precise, chiaramente, perché dipende da tante variabili. Ma se ti dovessi fare questa domanda, cosa risponderesti? E sì, potrebbe anche essere un cambiamento in peggio, però, perché Esatto, infatti io cambiamento l'ho lasciato aperto, peggio, meglio, insomma, però tu pensi che potrebbe anche precipitare la situazione? potrebbe anche precipitare, perché cosa abbiamo visto? Abbiamo visto la scorsa primavera, la scorsa estate, quindi l'anno 2020, estremamente problematico per via della situazione pandemica e per via del fenomeno lockdown, che era un fenomeno che prima il mondo non conosceva e che invece ha cominciato a diffondersi da febbraio-marzo in poi e ha sconvolto quelle che erano un po' tutte le convinzioni economiche generali. All'inizio del 2021 la situazione sembra cambiata, sono arrivati i vaccini, sono diminuite tendenzialmente le restrizioni in tutto il mondo, la volatilità ha cominciato a scendere e quindi sono variati alcuni indici e i mercati sembrano entrati in un'altra ottica di tranquillità. Adesso però ci sono grandi incognite e la prima di queste incognite è la tenuta del sistema vaccinale che si è andato a creare. Solo stamattina è giunta la notizia da Israele che l'efficacia della vaccinazione Pfizer sta scendendo dal 94 al 63% rispetto alla variante Delta. Sono dati preoccupanti che non lasciano intravedere comunque un autunno estremamente prevedibile. E oltre a questo, noi non abbiamo visto ancora, probabilmente in nessuna parte del mondo, i veri esiti economici di quello che è successo nel 2020, quindi i cosiddetti fallimenti che Vero. molti paventano e che ancora non si sono verificati per via dei sistemi di difesa che la maggior parte delle economie mondiali hanno messo in piedi, che sono tuttora in rampa di lancio, ma che prima o poi dovranno cessare. Verissimo, allora grazie per questa tua view di mercato. Allora, il trading system, seguire un trading system, io ti do l'assist, poi naturalmente ci racconti tu, è fondamentale per evitare errori, no? Abbiamo già detto tante volte che insomma bisogna capire quali sono gli errori fondamentali da evitare quando si vuole fare trading. E poi da qui lascio a te la parola, perché è importante, è così fondamentale parlare di trading system.
Beh, un trading system è un sistema di trading automatizzato, quindi basato su un software, basato su un complesso di algoritmi che operano in maniera più o meno automatizzata sui mercati. Quando si parla di trading system, viene spontaneo parlare di adeguamento, di aggiornamento del trading system alle condizioni di mercato, perché è impensabile che un trading system possa operare efficacemente, performare bene e soprattutto rimanere sicuro in tutte le condizioni di mercato. Tanto più impensabile se andiamo a vedere quello che è successo nell'anno 2020. E quindi lavorare sui trading system presuppone una grande capacità, che è quella di adeguare il trading system alle condizioni variate di mercato. La nostra azienda ha lavorato incessantemente, ad esempio, per adeguare i nostri sistemi durante il 2020, a partire da febbraio, quando le condizioni di mercato avevano assunto delle caratteristiche mai viste nei 10 anni precedenti, e quindi tutti i protocolli di azione, tutti i settaggi e le funzionalità e gli algoritmi sono state spostate, sono state riadattate a questi mercati, comunque fatti di direzionalità e volatilità in tutte le direzioni estrema. Certo. Ecco, quindi tu cosa, insomma, io ovviamente chiedo a tutti voi, visto che siamo nella Trading Week, dei consigli, no? Come indirizzare chi vuole approcciarsi al mondo del trading, naturalmente restando su questo argomento? Ecco, questa è la vera domanda del momento. Perché? Perché sebbene a marzo dell'anno scorso sia stato complesso adeguare i sistemi di trading alla rinnovata volatilità, la cosa ancora più difficile è capire adesso cosa bisogna fare. E perché? Vado proprio nel pratico, nell'operativo. E questi trading system durante lo scorso anno hanno assunto dei protocolli, in molti dei casi, secondo me nei casi più sensati, estremamente protettivi per far fronte a quello che stava accadendo sui mercati e rispondere in maniera efficace e performante. I mercati però sono cambiati da gennaio a questa parte e hanno assunto una sostanziale lateralità. Certo, una lateralità particolare, contraddistinta comunque da grosse oscillazioni, ma tutto sommato una lateralità rispetto a quello che era successo nei 7-8 mesi precedenti. E allora nasce la domanda: chi si vuole approcciare oggi al trading, quale atteggiamento, quali protocolli deve tenere? Quelli super protettivi, quindi estremamente preparati alle condizioni più avverse del 2020, oppure dei protocolli più ragionevoli, più morbidi, basati sulla situazione attuale di mercato? Una risposta ce la siamo data, però non è detto che sia la risposta giusta per tutti. Ma infatti ti stavo dicendo, questa è una domanda, come hai detto tu, che bisogna porsi adesso, ma la risposta quale può essere? Ovviamente non abbiamo la sfera di cristallo. È chiaro, non avendo la sfera di cristallo, ognuno di noi si dà delle risposte anche in base alla propria prevenzione, alla propria aspirazione e al proprio stile di trading. Noi in questo momento non stiamo assolutamente abbandonando i protocolli operativi studiati per la pandemia da Covid, e quindi stiamo lavorando come se la pandemia fosse tuttora in corso, perché di fatto innanzitutto è tuttora in corso, perché dalle nostre analisi comunque non siamo perfettamente convinti che gli effetti e gli impatti forti della pandemia si siano completamente esauriti. E come ti dicevo prima, deve ancora arrivare la bolla dei fallimenti, deve arrivare la bolla dei licenziamenti. Ad esempio, questo è un problema tutto italiano, noi ancora non abbiamo fatto i conti con i possibili licenziamenti, e deve arrivare ancora l'impatto della variante Delta. Non c'è una completa chiarezza su quella che è la campagna vaccinale, l'abbiamo visto con il fenomeno AstraZeneca soltanto pochi giorni fa. Quindi in questo momento noi continuiamo ad approcciare i nostri sistemi come se ci fosse ancora un pieno stato di emergenza. Certo, e lo dico chiaramente, questo in molti casi può voler dire delle performance più contenute, però non si può avere tutto dalla vita. Quindi in determinati casi di emergenza, probabilmente, secondo la nostra view, è meglio avere performance più contenute ma margini di sicurezza più ampi, che possono proteggere il trading system da cambiamenti repentini. Ecco, anche perché una cosa che abbiamo imparato questi giorni, o meglio, parlo anche al singolare, che ho imparato di più ascoltando tutti voi proprio da ieri, quando abbiamo iniziato la Trading Week, è che chiaramente quando si parla del trading come mestiere, come lavoro, bisogna dare stabilità, no, al lavoro, perché chiaramente bisogna assicurarsi uno stipendio, passami questo concetto, ma che poi è reale, perché se parliamo di lavoro quello è. E quindi, come dici tu, chiaramente a fronte di una stabilità che a monte
abbiamo, ci siamo assicurati, ecco, bisogna poi adattarsi al mercato, cioè dei momenti in cui bisogna saper guadagnare meno, accettare di guadagnare meno, e invece altri periodi in cui con situazioni più favorevoli si può anche guadagnare di più. Questa è un po' la morale della favola, Cristiano. Questa è proprio la morale della favola ed è una santissima verità che noi tutti i giorni cerchiamo di far capire a tutti gli utenti che vengono in contatto con la nostra realtà. E, bisogna mantenersi attivi sui mercati, bisogna resistere ai cambiamenti di mercati, questo è lo scopo, non è prioritariamente il profitto, perché fare un mese, due mesi, sei mesi, un anno di profitti e poi vedere spazzato via tutto dal lockdown, dalla Brexit, dalle elezioni americane o inglesi, da qualunque fenomeno possa causare degli sconvolgimenti, non serve a niente. Fare trading invece, ma anche fare investing in maniera seria, responsabile, consapevole, vuol dire farlo per tutta la vita, quindi iniziare un percorso fatto di alti e bassi, ma alti e bassi che comunque non pregiudichino la continuazione del percorso. Certo, beh, anche perché, guarda, appunto, rimarchiamolo, l'hai detto tu, noi parliamo di percorsi seri, cioè insomma quello che vogliamo far fuoriuscire dalle nostre dirette grazie al vostro contributo è poi un discorso serio, poi ciascuno magari poi si può fare anche trading a tempo perso, però chiaramente noi stiamo cercando di valutare quelle che sono le regole d'oro per chi vuole farlo diventare anche un mestiere. Tu da quanto fai trading, Cristiano? Io da 12 anni lavoro nel mondo finanziario, anzi quest'anno 13, dal 2008, sì. E da 5 anni, con questo anno, sono uno strategist del trading algoritmico, quindi esatto. Io mi occupo di validazione, ottimizzazione e progettazione di sistemi algoritmici. Va bene, allora ci risentiamo presto sulle fonti TV, grazie a Cristiano Minniti per questo importante approfondimento, perché è un passaggio che ancora ci mancava in questa Trading Week 2021 sulle fonti TV. Grazie e buon lavoro. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie. Allora, tra poco torniamo sui mercati, prima anche con qualche notizia dalla redazione, una breve pubblicità e poi con me in studio Denise Recchiuto e Michelangelo Massara.